Arte apre oggi al pubblico alla Venaria Reale la grande mostra dedicata alle opere di Mattia Preti, uno dei maggiori rappresentanti dell'arte italiana del Seicento. Maria Rosaria Gianni. 40 capolavori in una reggia per ricostruire l'avventura pittorica di Mattia Preti, detto il cavaliere calabrese per la nascita a Taverna e poi fatto cavaliere da Papa Urbano VIII. Preti tra Caravaggio e Luca Giordano, come cita il titolo della mostra. Nel quarto centenario della nascita la Venaria celebra Mattia Preti, così come la Fiera del Libro che apre sempre oggi a Torino, accostandogli uno dei dipinti più famosi di Caravaggio, Il riposo durante la fuga in Egitto. Preti, virtuoso del barocco, fortemente condizionato dall'epos caravaggesco, ma anche dal Guercino. Preti, con le sue tele piene di soldati, musicisti, giocatori d'azzardo, realismi e chiaroscuri, nelle osterie dai forti contrasti, come ricorda Vittorio Sgarbi, uno dei curatori della mostra. La sua attività si svolge fra Roma, Napoli, Malta, dove lascia un numero straordinario di opere, mantenendo sempre ferma l'attenzione e la passione per la forza rivoluzionaria di Caravaggio, cioè guardare negli occhi la realtà, il male, la violenza, la vita degli uomini, così come ha fatto Caravaggio. Nonostante che tutto questo avvenga quando ormai Caravaggio è uscito dall'attenzione dei grandi pittori del Seicento, ma lui continua per tutto il secolo, fino al 1699, quando muore a Malta.